proseguire il cammino in Coppa del Mondo, ma il suo tecnico Arne Ginter gli ha detto: ma no, ma resta qua che ci alleniamo ancora un po'. Un Pizzetti in carico estremo, barba lunga, e in ogni caso una prestazione in linea con quanto notato a Dubai. Oggi ha trovato gli avversari tostissimi. Intanto al blocco di partenza i 100 delfino donne, dall'alto al basso Leoni, Andreini, Meschiari, Vandenberg, Fassone, Arianna Letrari, e poi torna in vasca in corsia 7 Camille Muffà, che si cimenta nel delfino, e Alice Barbieri a chiudere in ottava. Atteggiamento aggressivo quello della francese Camille Muffà, con Kimberly Vandenberg, la statunitense, che attacca subito e alla virata riesce a toccare prima. Poi un ritorno abbastanza aggressivo di Camille Muffà, virata dei 50 metri con la Vandenberg sempre in testa, 27-81. Mezzo secondo scarso di vantaggio sulla Muffà, e poi Arianna Letrari che è attardata di 76 centesimi. Qui prova addirittura a dar fastidio alla Vandenberg Camille Muffà, che prova ad affiancarla. La immagine stretta ci porta sulla virata di Kimberly Vandenberg, che comunque riesce a mantenere un discreto vantaggio. Adesso addirittura si distende. Camille Muffà prova a metterle un po' di pressione, accelera tantissimo la francese nella parte finale, qui rischia addirittura di raggiungere, la Vandenberg resiste. 58-96 contro il 59-24 di Camille Muffà. Poi brava Beatrice Fassone a recuperare, 1-0-0-49.